cliente non va accontentato ma va convinto, che è un qualcosa di bello, perché va convinto raccontandogli la storia dei nostri prodotti. Noi abbiamo un territorio che è straordinariamente ricco di prodotti di grandissima qualità, ma bisogna far sapere, specialmente al cliente straniero, da dove vengono e come sono utilizzati questi prodotti. Lo straniero prima beveva in maniera molto, diciamo così, popolare, o lo straniero studia, sa, capisce, vuole vedere, è curioso, è sempre interessato a quello che di nuovo c'è da proporre, e anche in questo secondo me la missione della bottega si fa grande, nel senso che bottega vuole anche dire dare conoscenza, farsi ambasciatori di quella che è la cultura del vino. C'è sempre più ricerca della qualità, sia per quanto riguarda i turisti stranieri che i turisti italiani, e le differenze si assottigliano sempre di più, quindi c'è un turismo molto più gourmet, molto più spinto sulla qualità e sulla ricercatezza dei prodotti. I primi mesi del 2017 hanno rispecchiato l'andamento del 2016, perciò una buona presenza. Sono mancati alcuni eventi, però siamo molto contenti sulle presenze turistiche. A livello numerico è molto più elevato quando ci sono fiere come Vinitaly, Marmomac, dove la clientela è molto più interessata all'acquisto all'interno dei negozi. Devo dire con forza che Verona non è solo Giulietta e l'Arena. Questo è un po' riduttivo, no? Perché Verona è perdersi nei vicoli della zona del Duomo, della Carega, della zona anche di Veronetta, che Veronetta è straordinaria dal punto di vista architettonico. Se adesso uscite vedete che Verona c'è Piazza delle Erbe, Piazza Bravi a Mazzini, e lì c'è un flusso di turismo e di gente incredibile. Altri vicoli, vicoletti che hanno un fascino straordinario, forse qualcosa di più di Venezia qualche volta anche, sono vuoti. Bisogna creare dei percorsi per far capire che Verona è anche questi scenari qua. Ci dovrebbe essere un coinvolgimento maggiore su dei grossi congressi a livello nazionale ma anche internazionale, e questo leggermente c'è, ma dovremmo spingere di più. E delle mostre di grande interesse. Abbiamo avuto Picasso, era una mostra parziale, avremo bisogno di mostre in ambienti molto ampi che implicassero degli artisti molto famosi. Qualità, parola vincente assolutamente.